Vita Top, con grande piacere diamo il benvenuto a Brandi. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Siamo pronti per raccontare, anzi dovrei creare quel clima un po' thriller, sai? Raccontare questo amore criminale, quindi per creare l'atmosfera giusta. In realtà non è un modo di dire, no? Sì, questo singolo è ambientato in quel di Rimini e parla di amori estivi, quindi di amori che nascono in giugno, quando si aprono gli ombrelloni, quindi comincia l'estate e finiscono quando gli ombrelloni si chiudono, quindi a settembre, nel mese di settembre, nel mese finale. Questo è un vecchio leitmotiv che è da sempre protagonista, no? I famosi amori estivi funzionano sempre alla grande. Sin dagli anni 60, sì, sì. Poi quello è anche un territorio dove i famosi bagnini, piuttosto che i vari playboy del tempo, no? Sì, sì, sì. Costumi colorati, sì, sì, è vero. Ma tu quindi eri lì sotto l'ombrellone e avevi così lo sguardo su queste coppie di innamorati vari? Sì, io mi ricordo quest'estate a Rimini c'erano queste coppie giovani, tutti nati i nuovi millennial, e vedevo ragazze ad esempio che si, passami il termine, si incazzavano se il proprio ragazzo non lo guardava oppure guardava il cellulare, allora si arrabbiavano, andavano via. Sì, e quindi questa cosa qui mi ha scatenato, diciamo, un po' la voglia di scrivere, ecco, un qualcosa su queste cose qui, su questi particolari, su questi dettagli estivi. E tutto ciò mi è stato, ecco, una mano mi è stata data molto da Diego Calvetti, il mio produttore. Tu sei nativo dell'isola d'Elba, sbaglio? Sì, sì, esatto, sì. Un luogo proprio che porto nel cuore dopo diverse giornate passate in quel di Capoliveri, il Lido. Sì. Quindi, meraviglia delle meraviglie, l'isola d'Elba. E quella è una spiaggia molto sullo stile riminese, diciamo, se ci pensi bene. È vero, è vero. C'è poi questo bellissimo contrasto tra i paesi in alto e la spiaggia sotto. Invece tu sei più nella zona dove si sbarca, o sbaglio? Sì, dove si sbarca, a Portoferraio, dove ci sono i moli, il Casino Generale, e io sono di lì. Sono nato proprio vicino al porto, sì. Vieni a prendermi senza limiti, solo per dimenticare. Ora va così, meglio liberi di non pensare. Come è stato entrare nel mondo della musica direttamente dall'isola d'Elba, o ti sei spostato comunque? Allora, io mi sono dovuto spostare comunque sia, mi sono dovuto spostare, diciamo, più al centro della Toscana, quindi Firenze, Siena e compagnia bella, perché, diciamo, l'isola d'Elba comunque sia a livello musicale è un posto molto chiuso, ecco. E quindi per entrare, per fare esperienze nuove, per provare a, diciamo, calcare grosse scene, grosse situazioni, per forza di cose, a mio avviso ti devi spostare. È inevitabile. E a proposito di spostamenti, ti sei spostato dalla musica anche nell'ambito teatrale, no? Sì, 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 sì. No, collaboro, sono dentro a varie situazioni. Ad esempio, prima citavi Capoliveri, io organizzo la festa dell'uva insieme a altri tre pazzi che la fanno in ottobre, e niente, è sempre molto difficile, ecco, far sì che una rappresentazione storica sia sempre attuale, moderna, certo, che la gente la segua, e quindi sono anche in quelle situazioni lì e devo dire sono situazioni molto molto impegnative, che ti risucchiano molto,
Immagino, però mi piace molto questa cosa perché è fondamentale per quanto mi riguarda il tenere vive le tradizioni e la valorizzazione del territorio, non solo per quello che può essere noto attraverso il mare, le spiagge e quant'altro, ma Festa dell'Uva. Uva da mangiare o uva già spremuta da bere? No, uva già spremuta da bere, quindi immaginavo apocalittiche, gente in condizioni pietose, meraviglioso. Fa anche parte quello del organizzare la festa, seguire la gente, dove vai, cosa fai, quindi, diventa sicuramente molto impegnativo. E a proposito di impegni, so che stai anche lavorando a un qualcosa di molto interessante dal 2023, no? Sì, dal 2023 io sono praticamente dentro l'organizzazione di uno spettacolo su Piero Ciampi, dedicato al grande cantautore livornese, e niente, partiremo da Camaiore a febbraio e poi speriamo di fare vari teatri toscani dove comunque sia Ciampi è molto richiesto, molto gettonato, ed è un progetto con vari artisti tra i quali Luca Fagella, la Post-it Band, insomma tutti artisti locali del cantautorato, diciamo, toscano. Beh, anche qui vale il discorso che si diceva prima per il territorio, anche qui le eccellenze di un territorio che parte da Livorno, ma noto in tutta Italia un artista così importante. Sì, è vero, perché poi sai, lui è stato, diciamo, uno zingaro, ecco, come cantava, come anche stesso ha cantato, lui insomma è stato un periodo a Parigi, poi ha scroccato a casa di Reverberi a Genova insieme a Gino Paolo, quello era il suo stile, poi, sì. E poi è stato nella parte finale, diciamo, della sua carriera e della sua vita a Roma, dove ha raccolto di più, ma non è mai riuscito, diciamo, a fare il salto finale, ecco, quindi a diventare un artista come può essere stato Lucio Dalla piuttosto che De André, ecco, non è mai riuscito a fare quel salto finale che gli permettesse di essere definito poi al grande pubblico un grande artista, sì. Non puoi ferirmi più. A proposito di musica, adesso dopo Amore Criminale cosa succede? Dopo Amore Criminale, sempre con Diego Calvetti, cercheremo insomma insieme di pubblicare un album con altri brani, tra i quali ci sarà dentro questo EP appunto Amore Criminale. Sì. Allora io ci sentiremo sicuramente per i prossimi appuntamenti musicali, magari chissà anche teatrali, e comunque mi prenoto già per il prossimo anno alla Festa dell'Uva. Sì, c'è l'occasione per venire all'Isola d'Elba, che è sempre un grande piacere. Molto volentieri, io ti aspetto a braccia aperte allora. Ok, col bicchiere in mano anche. Una bottiglia, una grande sfornia, colossale così. Grazie davvero, un grosso in bocca al lupo, è stato un piacere. Crepi, a presto. Crepi il lupo e grazie, ti ringrazio, ciao. I tuoi sapori buoni già così lontani.